ragazzi, buongiorno a tutti. Noi sì, abbiamo appena fatto il congresso e quindi è proprio è un momento sicuramente questo di novità, congressi, rinnovamenti e quant'altro. Io sono Irene Ciulli, faccio parte del direttivo nazionale di famiglie Arcobaleno. Quello nuovo. E vi porto prima di tutto i saluti della nostra nuova, anche lei, presidente Marilena Grassadonia. A me fa molto molto piacere essere qui oggi con voi. E abbiamo sempre seguito e seguiamo con molto interesse tutte le iniziative e le attività di certi diritti. Portiamo tutti avanti insieme le stesse rivendicazioni, le stesse battaglie. Il nostro tema principale è il tema dei figli. La nostra è un'associazione di genitori, siamo tutti genitori omosessuali e abbiamo dei bambini, e quindi il nostro primo e principale interessato sono i nostri figli stessi. Io non so se tutti voi conoscete la situazione legislativa molto difficile delle nostre famiglie, poiché i nostri bimbi hanno due genitori, crescono con due genitori, sono desiderati, vengono concepiti grazie al volere e alla volontà di due genitori, vivono una quotidianità con due genitori, ma davanti allo Stato uno di questi genitori scompare del tutto. I primi a rimetterci sono i bambini. E questo è una disparità grandissima nei confronti dei bimbi, perché ci sono bambini di serie A e bambini di serie B. I nostri sono figli di bambini di serie B in quanto non si vedono riconosciuto quello che è il loro diritto a essere figli di entrambi i propri genitori. Questo è il cuore della nostra battaglia. E noi siamo insieme a voi prima di tutto per la questione del matrimonio ugualitario. Il matrimonio ugualitario significa diritti non solo per le coppie, ma diritti anche per i figli. In questo momento è al vaglio il DDL Cirinna sulle unioni civili, che contempla stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio del partner. Quello sarebbe per le nostre famiglie un primo passo di tutela, un primo passo che andrebbe a tutelare almeno in parte i nostri figli, ma il nostro obiettivo ultimo è comunque quello del matrimonio ugualitario. Diritti uguali per tutti, sia per noi adulti ma anche per i bambini, tutti quanti uguali. Questo è un momento difficile, lo diceva anche Flavio, stiamo vivendo tutti un momento molto difficile, ed è in questo momento che la cosa principale, la cosa veramente importante è riuscire a fare rete, stare tutti insieme, unirci. Abbiamo obiettivi comuni, fra associazioni LGBT, ma non solo. Dobbiamo unirci anche con altre associazioni, con le associazioni che si occupano dei diritti umani, che si occupano del diritto delle persone, del diritto dei bambini. Dobbiamo unirci tutti insieme, fare rete tutti insieme per superare questo momento che è davvero, davvero molto difficile. Grazie di nuovo a tutti e buon proseguimento del congresso.